Stasera sono alla Linguella, in Porto Ferraio, il posto dove si svolgerà il primo concerto del Magnetic Opera Festival. Stavo domandando cosa fanno i nostri musicisti. E stiamo arrivando in Isola d'Elba. Tra poco, no? Sì, tra poco. Tra poco, perché questa macchina non va. No, questo non è Ferrari, no? No. Ciao ragazzi! Questo non è il mio primo tempo, non è la mia prima volta all'isola d'Elba. Ho visitato questa isola con i miei genitori 10 anni fa o 15 anni fa, non ricordo. Ma la seconda volta io ho visitato questa Elba e questa isola con il mio gruppo di breakdance. Io ho ballato con loro a Porto Azzurro. Questo era fantastico. Fantastico, questa è la mia prima volta a cantare a questa isola, bellissima isola. Sento in seno che in pioggia di lacrime, in pioggia di lacrime, si tira. Le cose barocche, le cose contemporanee, e devo dire che mi piace la dramma, mi piace di poter esprimermi, esprimere le emozioni e anche di raccontare la storia. E non mi importa che la musica barocca o musica di Benjamin Britten, no? Recentemente ho fatto un'opera di Britten che mi è piaciuta tantissimo. Allora, se trovo una storia da raccontare che mi piace e trovo qualcosa di interessante di questa storia, non importa che musica è. Amo tutto, anche la musica e anche di fare un po' di attrice, diciamo. Anche una nuova generazione di direttori dell'orchestra. Mi sembra che quando io lavoro con l'orchestra sinfonica adesso, questa comunicazione con l'orchestra è molto diversa da anni 80 o 90 o anche prima, una specie di partnership tra musicisti. Loro sono molto più aperti nel discorso musicale. Questo si vede anche con la mia orchestra.